Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Siamo nel pieno delle festività natalizie. Abbiamo voluto da parte nostra dedicare e dare spazio alla voce dei poeti dialettali, abbiamo voluto analizzare il Natale in Calabria attraverso la voce dei poeti più significativi del nostro tempo. Ma Natale è sempre Natale. Non vi è artista che non abbia tratteggiato con tocchi magici la natività, aspetti di quel mondo arabo, di quelle realtà europee che mescolate insieme costituiscono oggi un tutt'uno per quel che riguarda la realtà natalizia. In Israele la cappella della Natività, sotto i cattolici, sopra gli ortodossi, cioè nel basso, nella parte bassa e nella parte alta della chiesa. Una grande stella, una grande luce, qui è il luogo della Natività. Andare in Israele e non soffermarsi un po' in quella chiesa significa non capire, non percepire il messaggio cattolico. Ed innanzi alla porta quella sbarra che in tempi passati doveva precludere il passaggio a chi entrava in chiesa anche con i cammelli. Lasciamo intendere che cosa ha rappresentato la chiesa nei tempi primitivi, ma ritorniamo al nostro assunto. La Natività l'abbiamo descritta attraverso la voce dei poeti, attraverso la voce degli scrittori. I pittori hanno espresso la massima ispirazione a quel che riguarda la Natività, il tema è sempre costante. Ora vorremmo pure porre una riflessione su quel che riguarda i Vangeli. Ma perché che c'entrano i Vangeli con la Natività? Il Corriere della Sera, ecco perché parliamo delle notizie della settimana o i fatti della settimana, il Corriere della Sera dedica un'intera pagina per quel che riguarda la voce delle espressioni evangeliche attraverso i quattro evangelisti. Ma andando a ritroso
e sfogliando i Vangeli ce ne accorgiamo che soltanto uno dei quattro evangelisti descrive il presepe. Ma qualcuno di voi dirà, sembra strano, eppur è vero. Soltanto uno ha descritto, ha capito la poesia della notte di Natale e quella voce ha ispirato, come dicevamo poc'anzi, tantissimi artisti, tantissimi letterati, la poesia l'ha fatto la padrona. Soltanto uno degli evangelisti poi aggiunse anche la mangiatoia e questo è Luca. In questa pagina della realtà natalizia, attraverso la voce del Corriere della Sera e dei suoi giornalisti, troviamo anche una descrizione, ora l'asino e il bue, per la verità, nemmeno Luca li cita. Ora, il primo a dire qualcosa o a farne parola è un Vangelo apocrifo del VII-VIII secolo. Ecco, sono passati anni ed anni, diventa sempre quella voce misteriosa, maggiormente motivo di riflessione. In questa pagina del Corriere vi è pure una grande rappresentazione della Natività, l'adorazione dei pastori attraverso un capolavoro di Domenico Ghirlandaio, un pittore di fine 400 che si trova nella Cappella Sassetti nella Basilica della Santa Trinità a Firenze. Ora, andando e ponendo la nostra attenzione sui Vangeli, vediamo e leggiamo che cosa scrive Luca e perché gli altri evangelisti nemmeno citano questo effetto. Vito ha portato addirittura un piccolo Vangelo di quelli tascabili proprio per farvi capire, interpretare ciò che è scritto e come poi le trasformazioni nel corso del tempo sono state diversificate a secondo di chi parla. Vito, e allora, non è strano che noi parliamo di questa natività e il presepe, così come viene descritto, è soltanto Luca a porre in essere aggiungendovi la mangiatoia? Ecco, facciamo riflettere anche chi ci ascolta da casa. Allora, è interessante questo articolo apparso sul Corriere, che è frutto di due bravi giornalisti, peraltro molto dentro agli ambienti cattolici, che è Carlo Fruttero e Franco Lucentini, che mettono in risalto un aspetto importante, no? Cioè la magia del Natale in tutti i sensi, sia nella tradizione che come la vive il cristiano, nella tradizione cristiana, e sia nella cultura, perché è rappresentata da tutti i grandi pittori, qualsiasi epoca ha rappresentato la magia del presepe, no? Allora ci chiedono, giustamente facendo riferimento, e ci ha indotto anche noi a riflettere, andare a ricercare nei quattro evangelisti questo richiamo al presepe, e ci fa riflettere perché dice giustamente: dei quattro evangelisti, l'unico a parlare, a fare cenno, non del presepe, della mangiatoia, cioè, poi il buio della sirena, è Luca. È vero che tra i quattro evangelisti Luca è il cosiddetto dottore, il dotto, no? Anche se attraverso una ricerca si arriva persino a determinare che lui è stato anche un pittore, e infatti anche nella famosa iconografia che ne fa durante il Rinascimento è visto come pittore, ma lui è il dottore, quindi è il dotto.
Ebbene, solo lui appunto fa riferimento, quando parla della nascita di Gesù, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Gli altri, Marco non ne parla, Matteo non ne parla, Giovanni non, assolutamente non fa riferimento. Quindi quello che si è realizzato successivamente nell'immaginario che ha avuto la grande rappresentazione artistica, specie durante il Rinascimento, chi ha ispirato è stato solo questo passaggio di Luca. Il resto invece, il resto degli evangelisti non ne parlano. Eppure bisogna anche, e qui sta anche la grandiosità del Rinascimento. Il Rinascimento è vero, quei pittori che tu hai citato, per esempio il Ghirlandaio, no? L'adorazione dei pastori, o il Botticelli, certo, quella che si trova a Firenze, l'adorazione dei Maggi, la stessa Incompiuta che si trova a Firenze di Leonardo, non viene rappresentata nella mangiatoia. Cioè il contesto è quello che ne parla in pratica Matteo. Matteo dice: entrarono nella casa. Il contesto è dato da ruderi, tipo per esempio colonne e greche, che vogliono rappresentare piuttosto una sconfitta del paganesimo, cioè questa è la rappresentazione che è stata fatta. Per cui le grandi opere del Rinascimento che hanno ispirato grandissimi, no? I grandi del Rinascimento sono state appunto la collocazione dentro mura, dentro rovine, non tanto nella mangiatoia in sé per sé. Invece poi quello che ne è derivato e quello che ne è stato rappresentato, quindi già avevano avuto l'input i grandi poeti del Rinascimento, cioè si sono attenuti strettamente al Vangelo e dando una rappresentazione che è quella della sconfitta del paganesimo, questa è stata rappresentata. Però tutti coloro che hanno colto poi la suggestione della natività, no? E poi la rappresentazione del presepe di San Francesco, praticamente è proprio questo piccolo passaggio del Vangelo di Luca che parla di mangiatoie senza parlare non solo, di presepe. Ma diciamo pure a chi ci ascolta da casa che non soltanto nei Vangeli degli quattro evangelisti non vengono citati il bue e l'asinello, ma che soltanto in un Vangelo che viene diciamo trattato successivamente senza nome tra il 7 e l'8 secolo si trova un accenno per quel che riguarda il bue e l'asinello, che poi hanno costituito tutta la scena. Allora, veramente la Luca l'asinello lo cita e troviamo anche il bue nella fuga in Egitto, quindi indirettamente è legato anche alla mangiatoia, però giustamente viene successivamente. Però questa grande magia del presepe è strano che non l'abbiano colto i quattro evangelisti, cioè se uno riguarda retrospettivamente a quello è anche la religiosità che mutua nel tempo, sì, però l'intuizione a determinati filoni di religiosità e di pietà popolare. Allora, l'intuizione, la rappresentazione del presepe da parte di San Francesco e la grande suggestione che dà il presepe, quindi la rappresentazione del presepe che è ormai consolidata nei secoli, questo ci viene anche ci suggerisce di riflettere che non sono stati così intuitivi gli evangelisti a trasmettere questo tipo di messaggio. Quando lo diciamo da profani, sì, non è diciamo che siamo passerà degli tanto studiosi. Tempo, ma come il presepe si è sempre, oppure il figurinario che ha saputo mettere o descrivere da par suo i personaggi, allora come in un presepe, dicevamo la volta scorsa, manca l'incantato della stella, colui il quale porta una fascina sulle spalle, il boscaiolo in questo caso, il pastore con un capretto o un agnellino tra le braccia, la donna con la classe. Questo è l'aspetto poetico della rappresentatività. Rappresenta
un aspetto di quella religiosità, di quella pietà popolare, di quel mondo contadino. Oggi il presepe è rappresentato dall'astronauta, dall'uomo che vive questo nostro tempo, la figurina del grande calciatore, personaggi che caratterizzano questa nostra realtà. Però la centralità è data sempre dalla poesia e dalla mangiatoia, no? Cioè la natività è la rappresentazione poetica. Sprigionano un mondo che poi forse cerchiamo di appropriarci, ma la natività rimane sempre tale, e anche mutati i tempi la iconografia è sempre la stessa. Anche perché poi il messaggio è insito nella stella stessa, cometa, cioè, è sempre quella. Il messaggio è che nasce povero, quindi è un messaggio ben preciso, ma nasce nei drammi dell'umanità. Quindi ecco perché successivamente è stato rappresentato dentro la realtà dei drammi dell'umanità, anche delle condizioni dell'umanità, no? Quindi è importante questo. Però quello che ci fa riflettere sia Fruttero sia Lucentini è che non ci si spiega che questo grande successo di poesia che ha il Natale legato alla mangiatoia, e questo non l'hanno avvertito gli evangelisti se non solo Luca. Questa è la sintesi. Diciamo, questa magia del Natale, che anche forse dalle nostre parti non sembra Natale, anche in queste realtà metropolitane non riescono ad adeguarsi. Però possiamo dire una cosa: tu puoi mettere tutto il consumismo, tu puoi mettere in una festa come il Natale, come tutte ormai le feste che sono dominate dal consumismo, tu puoi mettere tutto il consumismo che vuoi, ma la poetica, la poesia del Natale è solo è rappresentata dalla grotta. Al di là non ha mai la prevalenza l'aspetto. Nella aspetto pubblicitario, nell'aspetto festaiolo, è chiaro che viene soffocato, se vuoi, questa festa dal consumismo, ma mai viene meno, non viene mai ad essere vinta la centralità del messaggio. Io ho notato pure un altro elemento in questo Natale, che vi è anche nelle famiglie un ritorno al presepe. L'albero viene sì addobbato, però si trova lo spazio in un angolo qualsiasi anche di questa nuova realtà urbana, dove inserire, ecco, quella natività in un mondo circoscritto, ben preciso, contenuto, ma questa mentalità nordica del Natale, dell'albero da noi sembra che faccia breccia, però lo spazio riservato al presepe rimane immutato. E questo conferma, no? Il titolo e il sottotitolo di questo articolo: gli effetti speciali hanno ispirato schiere di artisti. Tutti gli artisti hanno rappresentato la natività. Quindi, gli artisti, peraltro, interpretano il sentimento più diffuso, no? Lanciano dei messaggi. Il fatto che tu ci conferma questo, nonostante il grande sopravvento del consumismo, della pubblicità che è invasiva e che ha deturpato, se vuoi, tutte le feste, però non riesce in questo caso mai a prevalere. Questo significa che il messaggio della grotta è prevalente su qualsiasi altro tipo di interferenza, anche quello che dici tu, l'albero di Natale, tutto questo che poi è un sovrapporsi di altre tradizioni. È vero che sono state inglobate dentro questa festa, ma non hanno mai assunto la parte della scelta predominante. Quando si parla del messaggio, cioè nella parte, diciamo, allegorica, così va bene, ci può essere, ma quando si parla del messaggio, quelli sono dei contorni, mai centrali. Per esempio, io ho notato pure un'altra cosa: noi non vorremmo, perché altrimenti possiamo apparire partigiani di non so chi. Io me ne accorgo passando nei paesi della 106, oppure visitando alcuni paesi dell'entroterra, dal modo come si approcciano le luminarie ti sembra quasi qual è la nostalgia e la fantasia del Natale. Ma basta andare ecco, per esempio, le luminarie napoletane, no? Ci sono veri e propri spettacoli a Napoli sulla rappresentazione, però la prevalenza sta nei presepi artigianati. Ora vorrei dire pure che noi sentiamo parlare dei presepi a Napoli,
San Gregorio Armeno, ecco, non, non è che si tratta di un fatto che noi abbiamo posto, ma se tu vai lì, in quella stradina che non è nemmeno lunga 100 metri, perché è una diciamo... È un vicolo, va. Un vicolo rapportato alla via dove in tempi passati vi erano artigiani di oggetti sacri, San Gregorio Armeno. In quei 100 metri tu vedi e vivi 365 giorni all'anno il presepe. Sempre sono le classiche botteghe, le stesse botteghe che si adeguano, però sempre le stesse realtà ti mettono nelle condizioni di realizzarti nel Natale. Ebbene, oggi sono pullulano di gente che viene da ogni dove per visitare quei luoghi. Ecco, ma il Natale, la nostalgia del Natale non viene mai meno. Questo no, ma è questo che si dice, no? Nel senso, la magia è rappresentata dalla Natività, mentre il resto è tutto un aspetto di tipo artistico-scenico, però di contorno di festa, non è mai centrale, questo è importante. Quindi significa innanzitutto sta che il messaggio natalizio è in quella grotta, e anche l'interpretazione che ne hanno fatto gli artisti nel tempo, nell'arco dei secoli, ha dato sempre questo tipo di centralità. Entri in chiesa e vai a visitare il presepe. Ma lì è normale. Vai, no? Non so dove, il presepe. Nella scuola, anche lì, sì, l'albero di Natale, ma il presepe in un angolo di quella classe ti fa vivere e capire la nostalgia del Natale. Certo. Ecco, per dire che molti vorrebbero che noi ci adeguassimo ad altre culture e ad altri stili di vita. Io invece sostengo che chi viene da noi deve adeguarsi a questa nostra realtà, viverla se la vuol vivere, altrimenti mettersi in disparte e non disturbare chi della propria fede. Ma io penso però che non sia neanche posto questo problema. Questo problema no, non... se si allora, pose, no, in tante realtà. Allora, no, io non penso che sia, si pone questo tipo di aspetto, forse viene più alimentato qualche timida e così fugace azione di contrasto, ma io non penso che trovi spazio anche nel mondo non cattolico, perché il mondo non cattolico secondo me rispetta fortemente la centralità della grotta nell'ambito del suo messaggio, nessuno la mette in discussione, secondo me è strumentale, sì, qualcuno lo strumentalizza. Questa forma di religiosità non può mai venire meno, perché nel momento in cui venisse meno viene a decadere un aspetto della nostra cultura e della nostra civiltà. Su questo è dubbio. Non si può venire non appartiene, a parte. Ma infatti appartiene alla cultura di un popolo, non appartiene tanto a una realtà solo di credenti, appartiene alla cultura stessa. Ora abbiamo lasciato il Natale, però non possiamo fare a meno, pur vivendo in questo periodo, di sottolineare quello che i giornali pongono a tutta pagina. Mi riferisco sulla Voce Calabria di Calabria Quotidiano del Sud, in quanto anche oggi, ieri nel TG di Telemia si è posto l'attenzione su quel che sarà la politica dei prossimi mesi. Il Quotidiano del Sud dedica una pagina che parte da Catanzaro, quali sono le manovre in vista delle regionali, si vanno formando le varie coalizioni, ciascuno cerca di porre al meglio le strategie politiche per una riuscita in questa nuova visione della campagna che si aprirà subito dopo le feste di Natale. Salvini dice è una calamità politica. La Lega corteggia un'imprenditrice la mattina con un recente passato renziano. Bruno Gemelli, che è un caro amico, Bruno Gemelli pone in questa pagina regionale pure una fotografia di Matteo Salvini. A sinistra della pagina vi è in un riquadro un'immagine dell'ex governatore, che è stato pure ministro della nostra realtà italiana, Gazio Loiero, che fa l'analisi su un aspetto che non può essere sicuramente sottaciuto. Da uomo
navigato in politica per il ruolo che ha assunto non soltanto come governatore della regione ma anche come ministro della Repubblica, sa benissimo le cose per averle vissuto dall'interno ed in prima persona, dove in questa realtà analizza la legge dell'autonomia che metterà, dice, un ulteriore divario tra nord e sud, anzi lui parla di sipario fra nord e sud. E tra le altre cose cita che il 47% del consenso dell'attuale momento della visione elettorale, il Movimento 5 Stelle ha proprio l'apice al sud. Il Premier Conte, il suo vice Di Maio, il Presidente della Camera Fico e l'emergente Di Battista, tutti questi provengono da realtà meridionali. Ora, che cosa significa? Che dovrebbero essere compatti, dice, proprio, è un'analisi che poi dovrei commentare, questa indicazione di Agazzo Loiero, poiché tutti questi esponenti del Movimento 5 Stelle provengono dalla realtà meridionale, dovrebbero essere compatti nello scongiurare un provvedimento legislativo molto pericoloso per il territorio dal quale provengono. Soprattutto è Di Maio, un fiotto di indignazione potrebbe recare soltanto vantaggio. Ora, questa realtà lo mette però nelle condizioni che la sua leadership oggi, per molti versi assai dimessa, ne sarebbe tonificata se si ponesse sotto questa visione politica. Agazzo Loiero pone pure le varie differenziazioni che si pongono, però dice che si metterà sicuramente una barriera che difficilmente potrà essere divelta. Allora, io, analizziamo questo fatto. Allora, io punterei molto su questo articolo scritto da Agazzo Loiero, l'ex governatore della Calabria, oltre che stato ministro dei beni culturali nei governi di centrosinistra passati, perché fa un'analisi che non è la prima volta veramente di intervenire su questo aspetto, secondo me di grande portata, vale a dire qual è il problema base, che sta passando sotto silenzio, o meglio tutto il rumore su altro offusca un elemento che noi sud ci deve stare a cuore, non solo sud, all'Italia nel suo insieme, ma noi in particolare. Si sta discutendo che entro il 15 febbraio occorre sottoscrivere, mettere il rapporto tra Stato e alcune regioni del nord, l'Emilia, il Veneto e la Lombardia, per quanto riguarda la concessione delle autonomie su materie che vanno concordate con lo Stato. Queste materie sono 23, solo alcune per citarne. L'istruzione rientra in questa materia. Ora, tempo fa, ad esempio, parlando dell'istruzione, che è l'aspetto che conosciamo di più, l'ex ministro, l'attuale ministro della pubblica istruzione ha avuto un'uscita fuori luogo dicendo la regionalizzazione degli insegnanti. No, ma queste uscite che sembrano campate in aria, in effetti stiamo approdando verso quel versante. Il governatore Zaia e il governatore Fontana, questi due che hanno fatto un anno fa un referendum, no? All'interno delle proprie regioni, stanno sottolineando quali sono gli impegni che il governo da qui al 15 febbraio deve assumere. E lo stesso sottosegretario Giorgetti, che è il regista di tutte queste operazioni, perché è un esponente di peso, ha avuto l'ardire di dire: su questa materia, signori miei, non scherziamo, perché su questa materia può cadere e può finire l'accordo di governo. Questo che si dice, che
la Lega sotto sotto sta mettendo in atto quella che è stata la volontà storica della Lega, Lega, che era la volontà, cioè la Lega, il principio, allora, originario. Il principio originario era la secessione. Su quella strada l'hanno camuffata. Se noi andiamo a trasferire questo tipo di materie, e non solo le materie, e conseguentemente il finanziamento in loco attraverso il trattenimento di quanto pagano i territori su questo, va a farsi friggere l'unità del paese, perché scompare quello che finora ha retto, che è stato il fondo perequativo, cioè scompare il fondo perequativo che rende possibile far mantenere l'unità dello Stato attraverso un contesto in cui c'è una divisione storica che non è stata mai superata e che anzi si è accentuata. E lì parte l'articolista di quella lettera di Lucio Villari, esatto, che pone all'attenzione questo problema, ma non solo questo problema. L'Oiero parte, è quello che secondo me è uno dei capisaldi, dice: non è un caso che il costituente a suo tempo all'articolo 5 pone, e la premette, che è una forma patriottica anche dal punto di vista molto, molto accentuato in una Costituzione che è scritta molto bene, non è assolutamente così molto, molto espansiva, roboante. E dice: l'Italia una è indivisibile. La preoccupazione dei governanti dal risorgimento ai nostri giorni, prima che questo fenomeno della secessione venisse portato in voga dalla Lega, è stato quello di essere convinto della non attuazione piena dell'unità nazionale e della salvaguardia dell'unità nazionale. Questa è stata la preoccupazione principale dei costituenti. Il costituente su questo ha voluto forzare, quando dice l'Italia è una indivisibile, sta a significare che dietro questa espressione c'è una preoccupazione alla base. Questa preoccupazione, e lo diciamo specialmente in questo momento che ricorre il primo centenario della vittoria della prima guerra mondiale, e non solo ricorre abbiamo celebrato il primo gennaio del 2018 il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Ma che cosa dice Agazzello ieri? Questo sta passando sotto silenzio, sta passando sotto silenzio da parte dei media, e non solo, la classe dirigente meridionale non si rende conto, oppure è alle prese con altre storie di ordinaria follia politica e di altro genere, e non quello che è il tema centrale. L'Oiero mette in risalto questo: se verrà attuato il trasferimento delle 23 materie all'autonomia regionale delle regioni virtuose, con esso il trattenimento presso queste regioni del gettito fiscale per finanziare queste materie, significa che viene decretato definitivamente che questa ha voglia di parlare, e anzi lui non lo dice, e lo aggiungo io, secondo me la ricompensa del reddito di cittadinanza, questa mancia per tenere buono il Sud, viene fatto proprio in funzione, la Lega lo digerisce a malincuore, ma lo digerisce questa operazione, perché la considera un'arma di acquietire la popolazione del Sud, di tenerla buona, e nel frattempo si fanno operazioni, delle strategie per poter affrontare. Ecco perché l'accusa di L'Oiero regge sulla mancanza di visione a medio e lungo termine della classe dirigente meridionale, perché la classe dirigente meridionale, anche questa nuova che vuole chiamarsi del cambiamento, ha un'ottica di veduta molto, ma molto, molto, molto breve, di brevissima durata, e non vede la portata invece nel suo complesso. Io penso che, così come ha fatto L'Oiero sulla stampa, sul quotidiano di ieri, dovrebbero le persone di peso, che hanno un peso sia a livello mediatico, sia a livello culturale, sia a livello politico, e che provengono dal Mezzogiorno d'Italia, dovrebbero fare interventi di questo genere. Dovrebbe essere ripreso il dibattito, cioè, su questo articolo di L'Oiero. Quello che tu poni effettivamente ha un senso, perché tra le altre cose L'Oiero dice: stiamoci attenti, perché sotto traccia
si opera, però vi è da parte dei giornali, delle televisioni soltanto accenti leggeri che difficilmente riusciranno a smuovere quelle che sono le lidie che minano la realtà italiana. Ma non solo, anche questa classe dirigente meridionale fa se bene, non è adeguata. Allora, ma fa bene a richiamarlo lo Iero quando richiama il 5 Stelle e il bravissimo costituzionale Massimo Villone, che dice: questa classe meridionale, che attinge peraltro a piene mani nel sud, dovrebbe andare a finire, dovrebbe portare alla ribellione e alla costituzione dei famosi due patiboli di Piazza Mercato a Napoli. Tanto per dire quanto è forte. Certo, perché se non si vede, li vuole mettere addirittura sul allora, patibolo. Se non si vede la portata secessionista, è un disegno subdolo. No, secessionista lo diciamo, ma di mettere in crisi territori che già di per sé soffrono. Allora, quale dovrebbe essere e quale doveva essere, non da oggi a dire il vero, la posizione della classe dirigente meridionale? Era quella di mettere nelle condizioni il sud sul piano strutturale e infrastrutturale di poter sollevare. Ora, finita una breve parentesi, perché soltanto in un breve periodo la Cassa del Mezzogiorno ha avuto questo ruolo, cioè in parte ha fatto un salto di qualità negli anni 60, solo quello è stato il periodo dove in pratica di risolvere, poi corresponsabile questa classe meridionale, non c'è stato Cassa Mezzogiorno che tenga per arrivare a reggere dal punto di vista strutturale e infrastrutturale. Quelle dovevano essere le priorità del sud. Allora, colpevolmente il sud si è adagiato sull'assistenzialismo, il reddito di cittadinanza non è allora, oggi per foraggiare esatto. Un mondo che potrebbe gridare miseria. Allora, chi vive nella sopraffazione, gli diamo un contentino esatto, per poterlo poi dominare. Benissimo. Oggi quale dovrebbe essere la reazione? A cominciare, ma questa, classe politica, la classe dirigente meridionale però cura il suo orticello, non ha questa lungimiranza di cui, a cui può fare riferimento lo Iero. E in parte neanche la classe politica dove lui apparteneva, però bisogna dire il vero, non ha coltivato questo disegno con altrettanta lungimiranza. Oggi che cos'è? Tu vai ad impoverire il ceto medio, no? Che potrebbe stare, ecco, una critica che va fatta, adesso la manovra è arrivata in porto, no? Noi avremo che praticamente un peso di 3 miliardi e mezzo li pagheranno i pensionati. Ora, se tu chiedi al pensionato, e in particolare al pensionato che se l'è guadagnata quella pensione, perché anche quella storia che le pensioni minime, bisogna andare a vedere quante di quelle pensioni minime hanno pagato i contributi e sono state evasori, perché altrimenti tu li vantaggi due volte. Ora, se tu chiedi al ceto medio, e questo ceto medio metto Giovanni Pitri che è pensionato di ceto medio, ti sacrifico perché tu possa per arrivare a una perequazione infrastrutturale e strutturale dei territori, oppure aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, il primo sarebbe Gianni Pitri a contribuire. Ma se io devo sacrificarmi da altri tre mi fai pensare che colpisci i grandi redditi e non li colpisci, poi alla fine pagano i pensionati. Pensionati in quota, non hanno una strategia per potersi tu li prendi 3 miliardi e mezzo e le vai a foreggiare l'ulteriore assistenzialismo, tu non fai altro che contribuire alla decadenza ulteriore del Mezzogiorno, al fallimento operativo, lavorativo, e ad attuare il disegno subito della Lega di arrivare a quella che è l'impostazione iniziale, vale a dire arrivare all'autonomia regionale e far rimanere cioè le risorse ferire, raggiungere lo altrimenti scopo. Tu non ti spieghi il perché la Lega accetta questo. Puoi pensare che questi qua siano, e né tantomeno anche l'elettorato del nord, che è un elettorato diversamente, l'elettorato meridionale è un elettorato che ti giudica sui fatti, non va dietro ad altre fesserie. Se ingoia questo rospo, è chiaro che deve intravedere
intravedere, e loro gliela fanno non solo intravedere, gliela devono mettere nero su bianco, perché entro il 15 febbraio va sottoscritta l'accordo con queste regioni. Solo così quel tipo di letterale accetta quello che storicamente ha condannato al sud, altrimenti deve pensare che questi sono stati calamitati in una visione grillina e basta, non lo penso. Perché dico queste cose? Io ho visto in quel convegno a Rocella dei giovani leghisti, tre deputati che si sono formati le ossa nelle scuole politiche della Lega, ma che avevano le idee molto molto chiare e che senza sotterfugi hanno posto all'attenzione, anche io ero lì presente, di questo mondo politico. Ma guarda, che non si lasciano sicuramente fagocitare, allora, di tante visioni, allora, che possono sembrare funambolesche, allora, alla nostra attenzione. È la classe dirigente del nord, quando parliamo classe dirigente del nord, la classe politica è, diciamo, è la classe che attua una volontà, ma dietro alla volontà politica del nord ci stanno molto più vaste. Ora, se tu storicamente sai che l'anello, proprio lo scontro con il sud è stato questo dilemma nord e sud assistito, è stata la politica della cosiddetta Roma ladrona, che significava, sintetizzava proprio questo scontro, tu come puoi pensare che ci si converta dall'oggi al domani rinnegando questa storia, se non in funzione, come giustamente fa vedere Agazio Loiero, se non a una contropartita che attua il disegno originario, che è quello della, che non deve essere una secessione conclamata, è una secessione di fatto. È una secessione. Ora, ritornando a questa realtà, noi fra pochi mesi dovremmo recarci alle urne. Io volevo che ci soffermassimo un poco, anche se avremmo tanto di quel dire. Questa pagina dove vi è questo pezzo del governatore Loiero, dove si parla Salvini che è una calamità politica, le manovre in vista delle regionali, la coalizione, no, perché già davanti ieri venivano poste all'attenzione attraverso il nostro telegiornale ai telespettatori quella visione che sotto sotto sta da tanto tempo penetrando nelle nostre realtà locali, perché ciascuno cerca di trovare una collocazione politica. A pochi mesi dalle elezioni io vedo che la nostra politica è ancora più fragile di prima. In che senso? Comuni che vengono ad essere disciolti e commissari prefettizi per infiltrazioni mafiose. Il presidente della giunta regionale, che anche il riesame ha stabilito che deve rimanere in quelle di San Giovanni in Fiore, il sindaco di Riace, è inutile che va in giro a fare campagna per se stesso o per un mondo che pensa gli appartiene, quando ha anche lui un macigno grosso, basta leggere quelle 146 più pagine del riesame. Cioè, questa politica sta facendo ancora acqua. Ben inteso che noi non vogliamo essere giudici e né appartenere a qualcuno, cerchiamo di essere liberi pensatori e come tali di porre all'attenzione di chi ci ascolta quel che leggiamo o quel che vediamo quotidianamente. Bruno Gemelli, in questo pezzo che proviene da Catanzaro, delinea una mappa regionale. Il candidato in pecchito per il centrodestra è il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, che non passa il giorno senza ricevere in ordine sparso, scrive Gemelli, centristi, ricostituenti, riformisti, penitenti, ex renziani, transumanzi collaudati, destorsi e sinistrorsi, senza confine, eccetera, eccetera. Cioè si parte e si cerca di cavalcare il cavallo di Vicenza. Oggi vedevamo e ripensavamo su quello che Telemi ha detto avanti ieri, che ciascuno con nomi e cognomi cerca di delineare un percorso politico. Mentre io penso che i veri nomi sono ancora sotto traccia.
ma principalmente nel mondo del centro e della destra vengono posti dei nomi. Noi non vogliamo ripetere gli stessi nomi perché faremmo un torto anche agli altri, ben pensando che vi sono alcuni pilastri sui quali sicuramente la politica non si può muovere. Ma il discorso mio è quello primario. Come noi ci possiamo avvicinare a questa campagna elettorale sapendo già in partenza che vi è una realtà che a noi personalmente non ci appartiene? Cioè allora, quel discorso dello Iero è una questione posta molto seriamente. Questa, secondo me, non ha la stessa serietà per quello che si vocifera, cioè noi non dovremmo andare dietro di una cifra, piuttosto c'è una preoccupazione. È chiaro, la premessa deve essere chiara, non è che la magistratura può guardare i tempi della politica nel modo più assoluto, quindi io come cittadino devo sperare che la magistratura faccia il suo corso indipendentemente da disegni che possono passare per la testa, perché se passassero disegni di questo genere crollerebbe. Però una cosa, allora, siccome però non è una cosa che è una questione che si verifica con molta con ricorsi storici, questo è quello che mi crea più dubbi. Io ricordo quando c'è stato il famoso quella indagine Why Not, che chiamava in causa il centro-sinistra, persino Romano Prodi è stato tirato in ballo a Calabria, alla fine è finito tutto in una bolla di sapone. Nel momento esplosivo del caso si è fatto grande rumore, con anche conseguenze di natura politica elettorale. Quando la vicenda però è caduta è stata praticamente la bolla di sapone, è chiusa, però il danno in quel caso è stato fatto, e di quel danno nessuno ha pagato. Allora io non vorrei che questo ricorso storico, ripeto, io voglio essere perché altrimenti cade tutta l'impalcatura, io voglio pensare che la magistratura non sia sintonizzata su nessuna lunghezza d'onda, quindi deve guardare i fatti e operare indipendentemente da scadenze elettorali e da chi che sia che possa fare riferimento di questo genere. Però se dovesse con grande puntualità ripetersi il ricorso storico del grande annuncio e poi della grande bolla di sapone che va a finire in bel niente, questo determina sempre di più la crisi dello Stato, che quando si parla di crisi dello Stato non è solo crisi della politica, è crisi di un sistema. Ecco, questo secondo me persone che non vanno dietro soltanto ai fatti, no? Che non giudicano soltanto all'apparenza, ma vanno anche nelle sostanze. Questo quadro nella testa bisogna anche averlo. Non so se sono, da questo punto di vista, sono chiaro. Noi abbiamo ormai ripetersi con grande puntualità e con grandi ricorsi storici di grandi annunci che poi vanno a finire un bel niente. Ora, se dovesse essere così anche questa volta, significa che è l'ennesima certificazione del sistema che va in tilt. Questo che cosa ci dice? Io per esempio, no, fossi stato in Oliverio mi sarei subito dimesso. Mi sarei subito dimesso, anche perché il costo politico che pagherà sia lo Iero sia il centro-sinistra, dimettendosi oggi o andando a scadenza, sarà uguale con queste premesse. Ora, in questo caso però tu salvaguardi la tua... Lui ha fatto un gesto molto forte, no? Quello di ribellarsi e di affrontare la... una parte dello sciopero della fame come elemento così scenico, no, ma di affrontare, di sottoporsi, di costituirsi e di fare tutto il possibile per difendersi in giudizio. Non deve difendersi fuori dalle aule del tribunale. Io quando ho l'immagine di un uomo che ha saputo difendersi non nelle piazze o nei talk show, ma nelle sedi dei tribunali, io lo vedo sempre in Giulio Andreotti, no? Il quale quando è stato
stato, sia pure tardivamente, perché dopo lui è stato, anni, dopo, no, ma, se, ma è stato colpito non nell'auge, nel periodo auge, dove probabilmente ha commesso tanti di quegli errori che ci riportiamo oggi, l'hanno attaccato nel momento decadente, però ha avuto quella grande statura e quella grande dignità di sedersi dinanzi al tribunale e di affrontare un processo. Quindi io nelle vicinanze di una scadenza elettorale, essere sottoposto a una cosa del genere, secondo me il passo da farsi era quello, cioè, di, io qui volevo, ecco, dirti lì io lo vedo, però ecco, questo però, questo dubbio io lo metterei anche con i ricorsi storici di cui ti parlavo prima. Se questo andrà in porto e verrà accertato, è giusto che si paghi fino all'ultimo centesimo e con l'ultima pena chi è responsabile di questi atti. Però se dovesse finire come sono finiti altri atti del genere, questo certificherebbe la fine, l'ennesima certificazione della fine dello Stato, del sistema Stato nel nostro paese. Però io volevo farti notare una cosa. Oggi, fra 4 mesi si vota, 5 mesi si vota. Il riesame ha rigettato. Sì, ma non nel tecnicismo. Non andiamo. Può di fatto rappresentare, lui è il governatore della Calabria. Non può. Io ti ho già risposto. Fosse stato io mi da sarei San Giovanni no, Fiore. Ma scusa, io mi sarei dimesso subito, anche perché poi c'è un'accusa sotto. Molto, a lei, molto, scusa. Molto. Quando se dovesse, usiamo tutto questo pensiero ipotetico, verificarsi l'accusa, no? Dice che ha favorito per ritardare i lavori, per non avvantaggiare l'altro politico cosentino, che peraltro è un papabile alla candidatura alla presidenza regionale, è qualcosa di micidiale, no? È qualcosa di terribile, perché un ritardo significa incidere sulla città, significa sui disservizi. Ora, se si arriva a questo, non 10 anni di galera, 50 anni di galera, è un aggravante in più. Però se tutto questo atto d'accusa dovesse cadere, è la ripetizione di una rappresentazione che noi purtroppo abbiamo conosciuto nel passato senza esiti. E allora questo metterebbe ulteriormente, non è che noi poi ci meraviglieremmo più di tanto, ma metterebbe ulteriormente in crisi chi crede o chi continua ancora a credere nella funzione del sistema Stato. Ma io sostengo una cosa, noi diciamo che i magistrati debbono... Ma ti ripeto, la premessa l'abbiamo fatta, è giusto. Il concetto che mi pongo è questo, io non penso che si voglia creare... Ma io nessuno di noi lo pensa, allora, ma tu fai una premessa che è già stata fatta, vale a dire, io nel suo caso mi sarei dimesso, ok, ed è chiaro, però allora io ti sto dicendo qualcosa di più, anche perché il tipo di accusa è di arrecare danno alla competizione di un competitore che sul mercato politico è papabile a tutti gli effetti. Questo crea un danno sia al competitore. Non solo, è un'accusa molto grave. Allora, ma se questa accusa regge, allora viene reso un servizio allo Stato, viene reso un servizio alla politica. Se questa accusa, come purtroppo nel passato, non dovesse reggere, questa è l'ulteriore prova che si ha nella crisi del sistema Stato, a cui non c'è rimedio a questo punto. Noi ci auguriamo che tu venga a questo punto bene. Ma non solo, a questo punto, data la gravità della situazione, io capisco che non si deve essere cinici a volere il male altrui, ma chi ha commesso un atto del genere si è reso veramente responsabile, è giusto che paghi anche per salvare la reputazione dello Stato stesso. In questo senso, e mi pare che senza forme politiche abbiamo espresso un giudizio molto sereno, certo, anche su questo aspetto. Avremmo potuto parlare di altri argomenti, ma il tempo, ahimè, è sempre tiranno. Se abbiamo un'ulteriore possibilità in queste vacanze natalizie, faremo anche qualche 60 news extra, come si suol dire, perché noi vorremmo parlare anche del bilancio dei conti pubblici dello Stato, quelli che sono i tagli all'impresa, all'istruzione, quali sono? Ad esempio, questo l'abbiamo trascurato. La scuola, ci taglia alla scu-
scuola verranno tagliati 5 miliardi. E se vedi il risparmio dov'è? Insegnanti di sostegno. Hanno fatto bla bla bla, il problema sarà molto serio. Ma è giusto, perché i nodi vengono al pettine. Quando i nodi vengono al pettine, coloro i quali hanno fatto la guerra contro la buona scuola, lavandosi e sciacquandosi la bocca con tutti i gargarismi possibili, oggi devono vedere quali sono i risultati. E allora inizieremo e parleremo anche di questi tagli all'istruzione, quelle che saranno le altre realtà come le aziende che perdono ancora miliardi di incentivi, parliamo di deroga del costo delle pensioni che vola oltre quota 100 miliardi, più forti fondi per le famiglie ma anche per l'Unione Europea, meno immigrazione, beni culturali, soccorso civile, però di mezzogiorno. La parola. Ma anche qui, ecco. anche qui c'è mezzogiorno, anche qui. In maniera indiretta. Bene. Allora, sotto quello parleremo sicuramente con una forma molto accessibile di questi problemi. Credo che ci sarà dato qualche opportunità in tal senso, però dobbiamo chiudere, ahimè il tempo è tiranno. Ci concediamo da voi, questa volta invece vi formuleremo gli auguri più sentiti, più sinceri per questo nuovo anno che verrà, che possa essere, amici telespettatori, secondo le aspettative del vostro cuore. Vi auguriamo quindi buon anno a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.